troviamo a Trapani, esattamente al Bar Tucano, e sono qui vicino a una bella signora rumena, attenzione, la signora Maria, che vuole dirci qualcosa di importante. Ora io le porrò il microfono appunto per sentire quello che ha da dire. Grazie. Io dico, in Romania è brutto, in Italia tutto è brutto. Perché? Perché lavoriamo molto. Mi scusi che parlo, 20 di 24 ore lavoriamo. La curo, lavamo, mi scusi, notte, mi sculamo di insonno, che mi dici che dormi, fare lavoro, stirare, tutto, ci voglio mangiare, tutto. Mi sculamo per 5 ore, 5 euro, 50 euro, come si 50 dice? Euro. 50 euro. Mi scusi che dico, questa parola in Romania, governo, ar trebui să pare mult mai bine să nu mai arrivi niente qua în Italia. Mi scuzi că parlo questa. Ciao! Tanti auguri. Perfetto, non abbiamo capito bene quello che ha detto la signora, perché su per giù cerchiamo insomma di capire bene, ma adesso intervistiamo qualche altra ragazza rumena che vuole parlare, vuole dirci qualcosa, vediamo se... Eccola qua. Gentili telespettatori, buonasera dal vostro amico Max. Mi trovo qua a Torre di Ligny, un posto veramente bellissimo. Vogliamo dare un consiglio turistico a tutti quelli che vengono a Trapani, evitando le spiagge e trovando la serenità e la bellezza di questo posto. Abbiamo qua il nostro amico Luca Amoroso, che tutti conoscono anche a Castelvetrano, che praticamente lui viene qua perché, dici Luca? Perché è un posto bellissimo e poi, diciamo così, l'acqua è è pulitissima, molto limpida e poi qua è un posto storico di Trapani, un posto dove sono successe tante cose e la gente continua sempre a frequentare. Perfetto. E come persone che vengono qua a farsi il bagno, praticamente tutta gente della zona fuori luogo? No. Avendo la fortuna di esserci porto qua vicino, la gente visita sempre questa zona e si sofferma anche in spiaggia qua a Torre di Ligny, che come puoi notare c'è una spiaggetta, c'è anche degli scogli comodi per le persone, per i bambini, quindi diciamo così che è una zona balneare particolare che si può anche dire unica al mondo, visto la posizione dove si trova. E io posso testimoniare, perché praticamente io ci sono nato in questa zona, in questa vasca. Ci siamo nati, ecco, scusami, mi ha corretto, è giusto così. Quella là è la vasca Duparrino, dove noi da piccoli si facevamo il bagno, che adesso la nuova generazione continua a rispettare questa cosa. Perché il mare, come diceva Luca, è pulitissimo, bello limpido, come zona è tranquilla. Niente cani randaggi, niente zecche, tutto pulito. Adesso facciamo un giro panoramico della zona e facciamo vedere che è veramente pulito. Ragazzi, l'intervista me la lasciate? Lasciate l'intervista. E come vedete c'è anche il personale di salvataggio qua a Torre di Ligny. Abbiamo qua due bagnini. Come ti chiami? Giuseppe Maurizio. E Maurizio. Sono aspiranti bagnini, però per quanto concerne tutta questa zona, praticamente quando c'è il mare mosso così è un po' rischioso, quindi c'è bisogno di questo tipo di personaggi. Da quanto tempo siete qua? Allora, noi dall'inizio del mese per quanto riguarda quest'anno. Comunque il servizio qua a Torre Ligny, diciamo, è preso 3 anni fa, se non sbaglio, all'anno. Hanno deciso di mettere pure questa postazione perché all'inizio non era considerata come zona balneare, come invece, come potete vedere, ci viene molta gente invece. Da 3 anni a questa parte hanno inserito anche i bagnini in questa zona. Comunque c'è bisogno, anche perché ci sono tanti ragazzini. No, sì, vengono molte persone, molti turisti, anche la medusa, il taglio, la cosa, serve qualcuno che ha il materiale per poter intervenire, diciamo. Certo, avete anche la cassetta di medicazione. Sì, certo. E poi non si sa mai, un malore, un malessere in acqua, c'è sempre qualcuno che... Cioè, dalla mattina dalle 9 alle 7 è sicuro che ci siamo noi. Certo, importante. E ultimamente, da quando voi siete qua a prendere servizio, è successo qualcosa o no? Fortunatamente come salvataggi no, sempre diciamo le solite cose, come ho detto poc'anzi, il taglietto, la caduta, il malessere,
come cose gravi fortunatamente non ne sono successe. E speriamo che non succedano. Male. Va bene. Come avete visto, non manca più niente qua a Torre de Ligny. Manca soltanto il turista che viene a trovarci. Vi aspettiamo. Con la signora Maria. Allora, signora Maria, ci vuole dire qualcosa? Cosa ci vuole dire, signora Maria? Io am arrivato in Italia, mi scusi che ti dico, perché amo un figlio alla università. Allora, cerchiamo di capire quello che ha detto. Giusto. Dunque, lei ha detto, sono arrivato in Italia. Arrivato in Italia perché avete un figlio alla università. Lei è arrivata in Italia perché praticamente ha un figlio che studia all'università. Giusto. Trebbi se lo vedo cala un sole. Sole, sole, sole. Allora, signora Maria, ci vuole far vedere praticamente come passate il tempo qui come al Bar Tucano la domenica? Sento handicappati tutti, mi scusi. Sì. Sci romeni, sci italiani. Mi scusi che parlo questa, tutti sono handicappati. Esatto. Non ho una capacità di memoria, mi scusi Logico. Che ti parlo. No, prego, prego. Io sento vecchia. Io dico dritto, quanti io ho venuto 50 anni. 50 anni vecchia, mi scusi. Perché forse in Romania vecchia, qua no. Qua in Romania ho mangiato 50 anni. Ma mangiamo un 50 in Romania, certo. Perché siamo arrivato per un figlio. Certo. Marito mio è morto. Ho 5 figli, mi scusi che ti dico, stavo. Ma lei dice sempre mi scusi, non c'è bisogno che si scusa con la me. La Romania sta un trompalazzo bene, mi scusi che ti dico. E Isacca Berlusconi, mi scusi che ti dico. Non c'è problema. Sì. Niente problema per me. Okay. Am arrivato, mi sacrifico vita. Certo. Per questo ragazzo salvato un alto, no. Come si dice. Va bene, allora continuiamo, continuo con qualche cuore solitario, va bene? Tutti sono handicappati allora, di qua. Tutti lei com'è? Tutti sono handicappati di qua, mi scusi che ti sì, dico. Lei com'è? Lei, una curva. Single? In romena si dice buttana, in italiana. Qua si dice curva. Non si possono dire le parolacce. Buono, buono, buono. Salve! Ehi, no! Come va? Dimmi. Come ti chiami? Io, Tommaso, il vecchio vagabondo tedesco. Dove sei residente? Io? Nel mondo. Mi piace il mondo libero. Nessuno mi può togliere più questa libertà. Perfetto, allora tu ti siedi là e io.
Ah. Allora, ed eccoci qua, amici telespettatori, naturalmente ci troviamo a fianco un testimone per parlare di questo argomento interessante, ossia l'amore. No, no. L'amore. Ve lo presento subito, si chiama Tommaso. Ciao Tommaso. Ciao. E naturalmente c'è qui il nostro Alloview che gli vuole fare delle domande per capire bene se lui crede in questo sentimento profondo. Dico bene, Mario? Sì. Lui ha un amore particolare per la libertà. Per lui l'amore della libertà va oltre l'amore delle donne. Per esempio lui mi ha detto, mi ha destinato, che non si vuole sposare più. Ma che mi dici, Tommaso? È vero? La mia libertà, sì. L'amore, sì. Hai ora per le animali. Ah, quindi a te ti piacciono gli animali? Vedi questa? Esatto. Tipo cani, gatti? Tutti. Esatto. Tutti gli animali, galline? No, aspetta. Le animali, sì, sono in difesa. Certo. Noi possiamo difenderli. Certo. E loro non si difendono. Esatto. Quando qualche quindi persona... hanno bisogno praticamente di essere difesi. Sì. E allora in questo caso tu li difendi. Io lo difendo per bene. Mm-hmm. Anche quando io non ho i soldi, non mi interessa. L'importante è che c'è la salute. Io vado dentro in un alimentare, anche quando io non ho i soldi. Certo. Compri e dai da mangiare a tutti. Esatto. E questo è importante per tutte le persone. Certo. Perché una cosa importante da noi serve davvero le nostre animali, sì, per vivere tranquillamente. Perché respirano come noi, non è vero? Sì, non solo questo. Io ho un amico grandissimo, un veterinario, lui mi chiama, io sono sempre disponibile per, certo, fare aiutante. Certo, per aiutare gli animali, perché tu mi capisci? Sì. Io lo capisci italiano come, certo, tu. Certo, va bene. Ma 19 anni in Italia. Certo. Ah, quindi ha 19 anni che sei qua. Ah. Tommaso, ti posso fare una domanda? Quanti anni c'hai? Io hai ora 53 anni. 53 anni. Come mai porti questa barba lunga lunga? Ma. Ora hai perché di... molte persone magari ti conoscono, ti vedono qua e ti vedono con questa barba lunga lunga. Come mai? No, ora cioè, è proprio un piacere. Ora hai deciso. Che non te la tagli più. Non taglio più. Non taglio. Anche quando arrivo, cioè, fino a terra. Allora ascolta, ti faccio un'altra domanda, ma tu non te la tagli la barba perché ti annoia a fartela o non te la tagli perché ti piace portarla così lunga? Sì. Perché ti piace portarla così, beh, lunga? Tommaso... No, perché ti annoia a fartela. No. No. Perché Tommaso... ti piace proprio portarla lunga? Sì. Perfetto. E se poi caschi nella barba quando è troppo lunga come fai? Ti fai aiutare dal cagnolino tuo? No, e lo prende. Alzate. No, no, aspetta, fatti una cosa, io lo faccio una cosa. Te togli, la metti, togli questo capello. Ti fai una bella acconciatura. Lo faccio da sopra. Mettila così, a due. Sì, allora lo hai fatto già. Vediamo? Così bene stai. Aspetta. Va bene, allora passiamo alle domande. C'è qua il nostro Mario. Ah, così lo fa. Allora c'è il nostro Mario Alloview che vuole fare una domanda qua al nostro Tommaso. Allora. Il cappello Mario. Di chi è? Il cappello è mio, lui se l'era preso. Allora, fai la domanda al nostro Tommaso. Allora, Tommaso, dimmi. Tu mi hai confessato alla villetta a Marsala vicino dove c'era Scuola Magellina, dove io andavo a scuola, sì, e ci rincontriamo con tutti i ragazzi ogni giorno per, sì, stare bene, ridere e suonare. Tu mi hai confessato che purtroppo ho avuto delle delusioni d'amore e queste delusioni ti hanno fatto diventare il cuore un po' di ferro. Il ferro come è però freddo. Aspetta, non è fredda, solo deluso. Deluso. E deluso com'è deluso? Io non ho fiducia più con le donne. E basta. Gli manca la fiducia. Ho capito. Ma magari ancora devi trovare quella giusta per te. Lascia perdere quando io quella giusta per quella giusta per Tommaso non esiste. Dico bene. Dice, non esiste, ma comunque si dice non è mai tardi, può essere che tu hai un colpo di fulmine anche con noi, cioè, con questo a che conclusione vogliamo arrivare? Che le donne sono pericolose, sono le streghe.
strega. Ah sì? Scusa. No, no, ognuno giustamente la può pensare come vuole. Io... Per me, certo. Posso dire la mia? Sì, per me sono delle idee sulla terra. Tutte allora, le donne. Per lui sono delle idee sulla terra. Per te sono invece diavoli. Sono diavoli? Si dice sempre, no. Le donne ne sanno sempre una più del diavolo. Ed è la verità. Scusa. Anche io amo le donne. Certo. Sempre. Specialmente esteriormente. Di così, fuori. Di dentro così. Magari no, si evita, ma di fuori. Così o così, io lo amo stesso. Sì. Però? Solo insieme con me, davanti da me, sì. Non possibile più, perché io ho una vita straordinaria. Sì. Tu praticamente sono, conduci, io, conduci una vita no, particolare, no? Tu oltre ad avere la... Aspetta, sì, scusa. Io ho una vita come un lupo solitario. Esatto. Quindi trovare una donna che ti affianca a fare questa vita è difficile. Difficile. Ma tu devi sapere che le donne praticamente non se la accollano. No. Completamente. Per questo? Quindi per questo tu non cerchi l'anima gemella. No. Perfetto. Mai più. Mai più. Mai più. Io ho le mie animali. Esatto. E hai 3 cani e 7 gatti. Esatto. E questo è una grande famiglia. Esatto. Per te è questa la tua famiglia. Sì. Non vai cercando nient'altro. No. Perfetto, allora Mario, mister I love you, hai sentito la storia di Tommaso? In questo caso, che consiglio potresti dare a Tommaso tu? Non posso dare. Io posso dire una cosa, che Tommaso, perché io lo conosco, Tommaso è uno dei personaggi di Marsala come uno me, come noi, te. Uno dei personaggi. Che vuole sempre voler bene all'albero dell'amore. Io volevo dire che Tommaso è un signore nel cuore, nobile, che ha l'amore per la strada ma anche per Dio, però non gli piace parlare di Dio, gli piace sentirlo dentro e nelle altre persone provare lo sguardo di voler bene, dell'amicizia, perché per lui l'amore purtroppo a 53 anni è difficile, certo. E capisco alla sua età trovare una donna, perché io sono sicuro che Tommaso, una famiglia, a questa troupe di, gli piace, di tu animali, vuoi dire che gli piacerebbe? Gli piacerebbe essere... Gli piacerebbe, attenzione, sempre... Se Tommaso condurrebbe una vita normale, una vita come fa ognuno no, di noi, giusto? No. Ma lui ce l'ha più normale di noi, perché? Perché mentre noi stiamo attendo a che ci puliamo, ci sistemiamo, lui la mattina si alza ed è già pronta. Esatto. Non perde tempo. Esatto. Perché la libertà è come le ali del vento, che cioè, la no, vedi non passare. Non perde tempo né a pettinarsi né a magari a sistemarsi. Sì, tu dici questo. È come San Francesco d'Assisi che aveva il saio, oppure come Einstein che aveva sempre gli stessi vestiti, apriva l'armadio. Einstein aveva sempre gli stessi vestiti perché non doveva perdere, secondo lui, tempo a vestirsi. Noi siamo un po' vanitosi, ci piace metterci gli occhiali diversi, metterci il cappello, metterci. Tu non sei così? No. No, a te non interessa niente. Non ci interessa più. Ti interessa basta. Cioè ti interessa solo di te e dei tuoi animali. La mia famiglia, tutti questi 4 zampe. Cioè. Loro hanno ogni giorno da mangiare. Va bene, anche quando io non mangio. Sì. Loro sì. E questo è importante, questa è una cosa molto molto preziosa, sì, dentro il cuore. Certo. Ma tu mi devi dire la verità. Aspetta, sì, calmati, io ancora non è finito. Giusto. Io voglio dire una cosa. Io faccio molte cose, anche in questa città, mm-hmm, molte cose. Giusto o sbagliato non lo so. Poi io faccio una cosa giusta, mi rompono. Sì. Marsalesi. Marsalese. Cioè quando tu praticamente fai una cosa giusta hai tutti contro praticamente. Contro. Esatto. Mentre se fai perché una cosa sbagliata ti apprezzano. Quando io fai una cosa sbagliata ti apprezzano. Mi danno davvero malato. Esatto. E questo è sbagliato. Certo. Certo. Io sono da molto tempo a Marsala, da 4 anni e mezzo. Sì. No. Tu originario di dove sei, Tommaso? Io sono tedesco. Tedesco. Solo, grazie. Solo una cosa, hai capito io una cosa giusta. Arrivato, scusa, posso parlare? Certo, questo? Tranquillamente, okay, vai tranquillo. No, 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 lascia questo fiore. Ti stanno ascoltando, in questo momento sei in televisione. Solo una cosa, molto importante. Io ho fatto un gesto ieri, per bene,
è fatto cadere dietro sul panchina un cestino con il sacchetto nero per la mondizia. Sì. E ora mondizia non ce l'ha più. No, il ferro non c'è più. Cioè si sono fregati il ferro praticamente. Sì. Avevi fatto un cestino per le immondizie e te l'hanno fregato. Sì. I marsalesi. Marsalesi. Ma come si fa, ragazzi? Ma di come stiamo scherzando? Allora, andare come... a fregare un cestino per l'immondizia, cioè, qua al nostro Tommaso. Avevi preso il ferro per venderlo? No! No! Aveva fatto un cestino per l'immondizia. E l'hanno buttato. Gliel'hanno fregato. Ma il cestino per l'immondizia. A te dell'immondizia. Scusa. Come che gli interessa? Scusa, lui abita qua, vuole mantenere pulito. Ah, tu eri a casa tua. Abita in Marsala. Lui allora. Abita a Marsala, qua, al zona Porticello. È giusto? Sì. Oh. Sta tutto il tempo qua. Si era fatto un cestino per l'immondizia, per mantenere pulito l'habitat. E di notte gliel'hanno fregato i ragazzi marsalesi. Dico bene? Quindi hanno tolto. No, ragazzi, io conosco questa persona. Ah, la conosci? Quella che ti ha fregato il cestino. Non lontano da qua. Cioè qualcuno che conosci che te l'ha fregato? Sì, lo conosco. E secondo te perché te l'ha fregato? Per farti uno sgarbo. Un sgarbo. Esatto. Ah, non è giusto. Perché dai. È non è giusto, sbagliato. Non è giusto. È sbagliato, certo che è sbagliato. Certo. Perché Tommaso cerca di comportarsi correttamente come una brava persona, di fare quelle cose magari che per noi potrebbero essere importanti, ma che in lui non vediamo, e voi non gliene date la possibilità. Io non faccio male a nessuno. Esatto. E tu ti ferma. Io non faccio male a nessuno. Quindi il messaggio che vuoi dare ai marsalesi che in questo momento ti stanno... Marsalesi, dai, questa. Questa. Quando io faccio una qualcosa, cosa... o il cestino dell'immondizia, o un portafrutta, non lo so, o qualsiasi tipo di cosa... Lasciatelo stare in pace, lasciategli vivere la sua vita, dico bene Tommaso? Non solo questa, solo una cosa importante. Quando una persona fa una cosa, no, la comune non fa, scusa questa parola, fa un cavolo. Esatto. Un forestiere come me, sì, lo fai una cosa, sì, per tutti gli altri. Certo. E poi l'indomani ci ha rovinato. Esatto. E non è giusto. Esatto, non è giusto. Quindi prendiamo. E poi io ho una fotografia. Sì. Dal mio veterinario, mi ha dato il suo camera. Sì. Hai fatto questa. C'è o c'è male? Perfetto. Allora, che vogliamo fare? Cerchiamo sindaco, di prendere dei provvedimenti. Il sindaco. Quindi ci rivolgiamo a tutta la cittadinanza marsalese. Anche al sindaco. Sì. Anche al sindaco che ci ascolta, dico bene? Sì. Perfetto, cosa vuoi dire? Vai, parla. Io voglio parlare. Signor sindaco, signor giunta primo cittadino marsalese. Io sono un forestiere. Lei mi ha già visto anni fa. Alla canile quando sono aperto, cioè lei mi ha dato la spalla e questo non è giusto. Che esatto. Significa ti ha dato la spalla? Ti ha dato un colpo di spalla? Oppure calmati. Ti hai girato le spalle? Ah. Mi hai girato le spalle, ah. Non mi hai guardato in faccia. E c'è una cosa sbagliata. Io sono vivevo in questa merda qua sotto. Qua c'è pozzifero. No, no, è questa. Oh, smette. Città. In questa. No, questo paese, punto. No, no, qua. Zona. No, qua sotto. Qua, proprio, qua sotto. In questa merda di gabinetto. Gabinetto, perché qua sotto c'è un gabinetto, quindi sì. Automaticamente. Io vivevo da qua. E lui ha dato il mandato per mandare fuori a me. Quindi ti ha mandato fuori dal cesso praticamente? Sì. Ho capito. Intanto è grave. No, no, quando si dice si accomodi nel cesso, proprio l'ha buttato anche. L'ha buttato fuori dal cesso. Sì. Per questo hanno e quindi chiuso, tu sei costretto chiuso con il muretto.
Esatto, senza cesso. Basta. È una cosa grave. E allora io mi messo di nuovo in mezzo alla merda. Scusa, mezzo alla merda. Quindi l'appello che vogliamo fare alla cittadinanza marsalese che cos'è? Diamogli di nuovo un gabinetto idoneo al nostro Tommaso. No, ridiamogli... No. Non vuoi il tuo cesso di nuovo? No. Io non vuoi questo cesso. Un altro cesso. No, Tommaso... Neanche questo. Neanche questo. Io vuoi solo fare una cosa chiaro. Sì. Ca, manca tutto. Un gabinetto... pubblico. Esatto. Per... Dico, se uno vuole andare in bagno come fa? Ma dico, ma stiamo scherzando? Come deve fare? Per i comuni mortali, perché non certo, è che tutti la gente normale va in bagno. Allora, i bisogni si chi ha ragione ora? Hai ragione tu. Ha ragione lui? Secondo me ha ragione lui. Ci vuole un gabinetto pubblico, quindi facciamo. Beh. Facciamo un bel gabinetto, un bel cessone pubblico qui alla zona Porticella, sia per il nostro caro Tommaso e sia anche per i cittadini che hanno bisogno di andare magari, a fare i bisogni. E magari una bella fontanella, non so, per lavarsi le mani. Ma per esempio la un fontana, po' di detersivi ci mettiamo. La fontana c'è, ma non è mai accesa. Perché? Mai. Perché la fontana c'è per guardarla, non funziona. No, è chiusa. Come per esempio anche... a Piazza Inam che certo, c'è, abbiamo l'asinello con la donna. Aspetta, l'asinello c'è però senza acqua. Cioè Marsala è un po' spenta, Lasciamo e Tommaso se ne accorge come noi. Io sono accorto di tutto. Quindi facciamo qualcosa per la città. Io conosco tutto. Esatto. Quindi tutto. Dobbiamo fare qualcosa per la città. Per la città. La città. Esatto. Va bene, questa. Questa a me lo può portare alle persone. Esatto. E poi si capire per bene come si comportare. Perfetto. Questo a me è importante. Va bene. Amici telespettatori, ciao da Alberto, ciao naturalmente da Tommaso. E ciao dal signor. Allora. Ciao. Oh yeah!